Allegria, cavaliere! Finalmente è arrivata la vittoria da Verona! C'è stato il botto a fine anno! Bellissimo! È la vittoria della gendarme, dopo tanto tempo! Alfonso, il nostro portafortuna è il dottore Iervolino! Perfetto! Dottore Iervolino! Il neo presidente della Salernitana! Ma pensi una cosa, oggi siamo 11 gennaio, quando viene il passaggio dall'udito al dottore Iervolino? Giovedì 13 gennaio, presidente ufficiale della Salernitana. Tifosi, tutti contenti, siamo usciti fuori dall'Egitto come gli ebrei. Finalmente una vittoria bellissima. È l'unica cosa che mi ha fatto piacere, che la gente, la tifoseria, hanno guardato e l'ho guardato anche io, lui a casa sua, in compagnia della sua famiglia, con le maglie granate addosso. Vedere il nostro presidente che si mette la maglia granata è una cosa bellissima. E poi il figlio ha messo un video di quando il rigore di Djuric, quando ha segnato Djuric, si sono tutti abbracciati. Si sono saltavano, ballavano, ma che gioia! Ma questa è una grazia che abbiamo avuto e dobbiamo dire grazie alla Lega che veramente ci ha liberato di questa schiavitù. Voglio andare anche in Serie B, ma c'è un presidente tifoso. Un presidente che ama la squadra, ama la città, ama la tifoseria. Questo devono capire il popolo granata. Veramente sono gioioso oggi, sono pieno di gioia, ma poi la cosa più bella. Giovedì si passa all'atto ufficiale. E sabato c'è la Lazio. E poi arriva il nostro Claudio Lotito con la sua Lazio. Ma arriverà da nemico, non più da amico. E anche per Pepiniero lo sta aspettando. Pepiniero ci ha fatta grazia. Amici, dobbiamo essere fieri, soddisfatti di questa grande operazione che è arrivata a Salerno. Perché vedere un presidente già in televisione, tutto sorridente, quando parla con la città, quando parla con la... L'hanno chiamato dalla RAI, al 90° minuto, l'hanno chiamato Sky. Io ho visto un'intervista sul Rai 3 del telegiornale della Campania. L'hanno intervistato a casa, persona seria, ha detto: io diventerò proprietario della Salernitana dopo che abbiamo fatto l'atto. L'atto finalmente sta arrivando, mancano 2 giorni. E voglio dire un'altra cosa, già sta programmando i rinforzi del mercato. L'ha detto che lui farà di tutto per salvarla quest'anno, se poi non ci riesce programmerà un futuro per la città di Salerno e per la Salernitana in prospettiva, che Salerno ha detto che merita una piazza che merita la massima serie, una programmazione seria. Benissimo. I nomi non li facciamo, perché ha detto pure chi sarà il nuovo direttore sportivo. Noi, come sappiamo, novità. Tenete ufficiali, lo diciamo. Qualche cosina già ci è arrivata all'orecchio, perché il cavaliere ha i contatti con col di là. Ma quello che posso dire, stanno trattando un centrocampista, stanno trattando un attaccante di valore. Sappiamo anche i nomi, Alfonso. Ci riteniamo. Ma per correttezza noi non lo diciamo. Tanto lo diciamo quando parlerà il dottore Iervolino. Lui deve parlare alla città. Non dobbiamo parlare noi che siamo nel centro coordinamento. Una cosa volevo dire al presidente, che sono sicuro che questa trasmissione la vedrà. La segue. Io e Pugliese, io sono il presidente onorario del centro coordinamento, Pugliese è il vicepresidente. Il centro coordinamento, caro presidente, è l'arma vincente della Salernitana. Dobbiamo essere rispettati, perché tutti rispetto dei club, ma sono club come i canisciotti. Noi rappresentiamo tutta la tifoseria, anche del nord, del sud, e siamo un gruppo di club importanti.
che abbiamo sempre collaborato con la società. Ma volete far capire al presidente quanta club associata abbiamo? Abbiamo una trentina e altre ci hanno chiesto di affiliarsi. Come hanno saputo le notizie del dottor Iervolino, c'è stata un'area di rinnovamento. Allora vogliamo avere, lo diciamo già oggi e poi lo diremo a seguito, un incontro con la società. Lo farà. Deve chiamare il centro di coordinamento, almeno gli ordini importanti, di avere solo un abbraccio. È una bella seduta, perché purtroppo chi comanda è il centro di coordinamento, lo deve sapere il presidente. E dobbiamo essere rispettati, perché siamo 30 club associati. Anche io da presidente onorario mi sento di dire vogliamo un incontro solo per abbracciarlo, per salutarlo e volerlo bene. Passiamo alla schedina. Salutiamo prima il nostro direttore Daniele non si vede. Francesco e Ciccio, non ne parliamo proprio, va scappando questo Franco Cappelli. Ma come si deve fare? Ringraziamo Ciccio che sta alla regia e ci sta dimettendo e veniamo subito a capire. C'è stata l'aria di rinnovamento, ma la gente vuole vincere la schedina. E questa è la prima schedina del 2022. Iniziamo bene e concentratevi. Bellissimo. Fiorentina Genoa. Uno secco. E mettiamo uno secco perché vi ricordo che noi oltre a fare la schedina tiriamo anche i piedi alle squadre bravo, che ci interessano. Bravo Alfonso. Quindi Fiorentina Genoa 1. Poi c'è Juventus Udinese. Uno secco. La Juventus è in recupero. Deve vincere la Juventus. Deve vincere uno fisso pure. Perché a noi facciamo la corte anche all'Udinese, attenzione. Perché l'Udinese non è che sta in una bella su tutti. Milan Spezia. Uno secco. Roma Cagliari. E un altro uno secco. Uno secco. La coppia Totò e Peppino De Filippo. Mai come stavolta siamo tutti d'accordo. Totò e Peppino alla grande. Bellissimo. Cavaliere. Finalmente Salernitana Lazio. Grande Lodito. Stavolta Salerno. Ma secondo voi viene Lodito a Salerno? Io penso di no. Penso di no perché Lodito non è amato dai tifosi. Allora se gli fa una cortesia, si stia a Villa Sebastiana a Roma, lui è mezza Roma. Si guarda per televisione i cartoni animati. Bravo, perché a Salerno sabato, che si giocherà alle 18, la partita sarà trasmessa da Zanzà alle 18. Io sono tranquillissimo che la Salernitana fa un solo botto. Botto significa farci ripagare la partita dell'andata. Noi vogliamo i tre punti, dobbiamo continuare ancora a vincere sperando che quello che stanno avanti a noi, ma non è che tengono una veduta, sono 4-5 punti, Alfonso. Recuperabili. Con 20 partite da giocare ancora. Gli acquisti fatti buoni, con il recupero degli infortunati. Alfonso, vedi che gli acquisti l'hanno già parlato. Non li possono ancora comunicare. Ma è già tutto fatto. Ma è tutto fatto. Un grande direttore sportivo, salutiamo a Fabiani. Anche se lui ha dichiarato, ho vinto due promozioni a Salerno, lo ringraziamo. E buon viaggio verso Roma anche a lui. Aspettiamo questo grande direttore sportivo che deve arrivare, come aspettiamo i giocatori nuovi, sia per il centrocampo e sia per l'attacco. Va bene, per finirlo, saluti a tutti, a voi per chiudere la trasmissione. Allora, per i scommettitori di Salernitana Lazio, facciamo 1x. Voi volete dare pure l'X a Lazio? Io lo voglio dare. Io non voglio dare niente. 1 fisso. Benissimo. Allora, noi siamo qua stamattina veramente tutti felici, orgogliosi, siamo in attesa che il giorno 13 sta per arrivare alla firma del passaggio della proprietà da Lodito al dottor Iervolino. Diamo i saluti a questo grande presidente, perché finalmente, l'ho detto 8 giorni fa, lo ripeto ancora oggi, abbiamo un tifoso della Salernitana che
che si chiama il dottore Iervolino. Grande uomo, persona intelligentissima, e sa operare su tutte le sue cose che ha fatto nella sua vita. Io sono tranquillissimo, questo lo voglio dire alla città. E tenete presente, quando il cavaliere dice qualche cosa, dico la verità. L'anno scorso, io non posso mai dimenticare, alla fine del girone di andata, il Torino aveva 8 punti, come a noi. Il ritorno, a parte la partita di Verona. Per un punto. Il Torino, alla fine, a maggio, si è salvato. Ma perché non può succedere lo stesso miracolo? Ma come se non è che lo chiediamo al dottore Iervolino. Viviamo alla giornata. Con la mano dell'Immacolata Concezione di Lourdes, che adesso facciamo vedere a tutti, per il bene dei salernitani, la Salernitana, io sono sicuro, Alfonso, che rimarrà in Serie A. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata.